Sicuramente siamo carichi e motivati per provare a fare un'altra prestazione per cercare di raggiungere un risultato positivo. Arriviamo a questa partita un po' con l'organico incompleto, non tanto per gli infortuni, ma anche per le convocazioni nazionali. Quindi abbiamo il reparto difensivo che siamo contati. Da centrocampo in su, invece, qualche dubbio ce l'ho, ma non tanto perché squadra che vince non si cambia, ma perché la partita è una partita diversa rispetto a quello che abbiamo affrontato in casa contro la Viterbese. Gli avversari hanno caratteristiche diverse, giocano in maniera completamente diversa. La cosa che non deve cambiare è il nostro atteggiamento, il nostro spirito e soprattutto la nostra identità. È una partita difficile, è una partita dove loro fanno grande densità centrale. Hanno il play che conosco benissimo perché era con me a Caserta l'anno scorso e quindi so quanto equilibrio e quanta qualità riesce a dare ad una squadra. Mi riferisco a Santoro, a mezzali molto pericolosissime in inserimenti. Romano l'anno scorso alla Turris fece 5-6 gol ed è un giocatore estremamente pericoloso. Vale lo stesso discorso per Mallo e per Castellano. E davanti è un attacco che secondo me è veramente importante per la categoria perché ha due giocatori che si sposano benissimo insieme per caratteristiche, Vano ha una fisicità tra le più importanti di tutta la Serie C, un giocatore che nonostante i quasi 2 metri di altezza ha anche velocità, è forte nel gioco aereo, ma ha anche abilità tecniche e Pinsauti lo completa in maniera ottimale perché lo conoscete benissimo, quindi non importa che faccia nessun tipo di presentazione, ma nell'attacco degli spazi, della profondità, nella capacità di pressing è sicuramente un giocatore pericoloso. Quindi è una partita ricca di insidie, gli spazi da attaccare sono spazi completamente diversi rispetto a quello che abbiamo trovato dopo il 25esimo del primo tempo in poi contro la Viterbese. E noi dobbiamo essere bravi soprattutto a giocare in maniera veloce per uscire da quella densità centrale che se ci dovessero rubare palla potrebbero essere veramente fastidiosi e pericolosi nei nostri confronti. Quindi molto dipenderà da quanto noi saremo bravi tecnicamente e quanto sapremo farli girare.